ritrovati amici, il giorno di oggi parla di una categoria di lavoratori abbastanza recente, quale i rider del cibo. E infatti i giocatori saranno chiamati ad essere appunto quelle persone che quando noi con l'applicazione sul telefono ordiniamo qualcosa, vanno al ristorante, prendono il cibo e ce lo portano a casa. C'è un però, i rider di questo gioco consegnano pizze e vabbè direte, che problema c'è? Il gioco però è estone con pizze dai gusti un po' iconici dell'Estonia, quindi non me le volete se farò vedere dei gusti di pizza che sono inenarrabili, però è l'unico difetto che ha questo giochino. Vediamo la scatolina di pizza delivery. Eccola qui, leggiamola un po'. 2-5 giocatori, 8 più l'età, 45 minuti a partita di durata. Ideato da Lars Wagner Hansen ed edito dalla 2D6, che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi. Magari penserete, gioco estone, scatolina abbastanza nella norma ma comunque niente di eccezionale, questo gioco è una perculata. In realtà è un pick up and delivery dei più divertenti e tensivi che ho giocato nell'ultimo periodo. Chi mi segue da tanto tempo saprà che è una tipologia di giochi che io apprezzo particolarmente, quindi penso di essere un esperto per poterlo definire. I giocatori infatti dovranno cercare di approvvigionarsi di pizze, nello specifico, per andare poi nei quartieri della città a consegnarle secondo gli ordini che saranno esposti per tutti. C'è però un grosso però: questo gioco introduce una risorsa importante per i giocatori, il tempo, oltre che anche l'energia, quale la stanchezza della giornata lavorativa, tutte cose secondo i quali i giocatori dovranno fare veramente veramente tanta attenzione nella pianificazione di tutto il proseguo della partita. La spiegazione sarà veramente semplice, però ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso, per cui vediamo come funziona. Sistemiamo il tabellone al centro del tavolo. Tutte le carte che troveremo nella scatola andranno divise per tipologia. Il mazzo delle pizze andrà mischiato, sistemato in quello spazio e dovranno essere distribuite 8 carte scoperte in questo modo. Quelle disponibili per i giocatori saranno le 4 sulla destra, quelle sulla sinistra saranno in preparazione. Le carte dei tre quartieri andranno divise e mischiate separatamente per poi pescare 3 carte da ogni mazzo da essere sistemato in questi spazi. Al lato ci sarà la riserva delle carte dei miglioramenti, i cartoni, i monopattini, gli scooter e le biciclette. Ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere il suo meeple che partirà dalla pizzeria, più questi contatori che partiranno dal 12 del tracciato giallo che saranno i soldi, dal 50 del tracciato blu che sarà il tempo, dal 30 del tracciato rosso che sarà l'energia. Davanti a sé ognuno poi avrà un cartone e i 3 meeple sostitutivi di quello base laddove il giocatore acquistasse un potenziamento. Ogni giocatore poi riceverà coperto un obiettivo personale che starà a identificare gli ingredienti delle pizze che gli daranno dei punti aggiuntivi alla fine della partita. Questo obiettivo dovrà essere tenuto coperto davanti a noi. Scelto un primo giocatore a caso, il suo indicatore sul tracciato del tempo andrà sistemato più in alto rispetto agli altri e saremo già pronti per iniziare. Una partita a questo gioco ha una durata variabile come il numero di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando tutti i partecipanti avranno esaurito il loro tempo. Infatti durante la partita i giocatori spenderanno la loro energia per compiere le azioni, però l'energia potrà essere ripresa mentre il tempo non lo riprenderanno mai. Tutto questo per ottenere monete che saranno i punti del gioco. Ad eccezione del primo turno nel quale i segnalini dei giocatori saranno impilati correttamente sulla prima casella, nel quale comunque ci sarà una parvenza di ordine iniziale perché se ci saranno più segnalini sulla stessa casella agirà prima quello più in alto, dal secondo turno in avanti agirà sempre il giocatore più indietro sul tracciato del tempo. Potrebbe quindi capitare che lo stesso giocatore faccia più azioni consecutivamente e che qualcun altro che ha fatto nei turni precedenti delle azioni più performanti attenda un po' di più per rigiocare una seconda volta. Ogni qualvolta effettueremo delle azioni ci sarà sempre un costo in tempo e faremo avanzare il segnalino di conseguenza. Se questo arriverà su una casella dove sono presenti altri segnalini, questo andrà in cima e ricordo che chi è in cima alla pila è come se fosse più indietro rispetto a chi sta sotto. E quindi dopo questa lunga premessa vediamo tutte le azioni disponibili in questo gioco. Molto di quello che potremo fare dipenderà dal luogo in cui ci troviamo, ovvero la pizzeria o i quartieri. All'interno della pizzeria potremo comprare nuovo equipaggiamento,
come per esempio altri cartoni per trasportare più pizze insieme o dei mezzi di trasporto per facilitare gli spostamenti. Ogni qualvolta acquisteremo un potenziamento, questo ci costerà soldi e tempo e dovremo aggiornare i nostri indicatori di conseguenza. Un giocatore non potrà mai avere davanti a sé più di 7 carte potenziamento totali. Laddove acquistassimo un mezzo, potremo sostituire il nostro meeple, che di fatto ha piedato, con il meeple corrispondente a indicare cosa stiamo utilizzando, soprattutto se un giocatore avrà più mezzi di trasporto davanti a sé. Infatti, come azione gratuita, potremo sostituire il nostro mezzo di trasporto, cambiando il meeple che troviamo sul tabellone. Il cambio del mezzo lo potremo fare solo all'interno della pizzeria. Il come i vari mezzi di trasporto ci aiuteranno a spostarci lo spiego tra poco. Un'altra cosa che potremo fare sarà prendere delle pizze e avremo accesso, ricordo, solo alle 4 più sulla destra. Prendere dal tabellone una pizza ci costerà sempre un'unità di tempo e una unità di energia. Se prendiamo la pizza Jolly ci costerà un tempo aggiuntivo. Le pizze che prenderemo le potremo sistemare sopra i cartoni per ricordarci quante ne potremo tenere. Una volta che un giocatore avrà pescato le pizze, quelle avanzate trasleranno a destra e si ripescherà dal mazzo. Laddove dopo il ripescaggio fossero presenti tra le 4 pizze pronte 4 carte identiche, queste andranno scartate tutte e rifaremo traslare le carte a destra e ripescheremo nuovamente. In qualsiasi momento un giocatore come azione gratuita potrà anche disfarsi di alcune pizze che ha davanti a sé. Dopodiché potremo anche spostarci. In questo gioco non esistono strade o collegamenti più vicini o più lontani rispetto agli altri. Spostarsi dalla pizzeria a un quartiere o da un quartiere a un altro quartiere sarà sempre la stessa cosa. Se saremo appiedati, spenderemo 2 unità di tempo sempre più una unità di energia per ogni pizza che abbiamo in braccio e sposteremo di conseguenza il nostro meeple. Il monopattino ci permetterebbe di risparmiare una unità di energia. Lo scooter ci permetterà di risparmiare sempre tutta l'energia, per ogni qualvolta faremo uno spostamento dovremo pagare una moneta, di fatto per la benzina. La bicicletta invece ogni qualvolta ci sposteremo ci farà spendere una unità di tempo in meno. Una cosa importante, laddove ci spostassimo da un quartiere alla pizzeria a mani vuote, comunque spenderemo sempre 2 unità di tempo ma nessuna unità di energia perché non abbiamo pizze. All'interno dei quartieri potremo consegnare le nostre pizze. Ogni quartiere avrà sempre 3 ordini da soddisfare che riporteranno su di essi una o 2 pizze. Non abbiamo però l'obbligo di consegnare esattamente ciò che viene richiesto, potremo anche consegnare una pizza diversa per ricevere però la metà arrotondata per difetto delle monete che ci spettano. Ogni qualvolta comunque vorremmo consegnare una pizza dovremo scartare la carta corrispondente e pagare i costi in eventualmente denaro, tempo ed energie della carta che vogliamo soddisfare per ricevere comunque le monete che troviamo in basso. Per esempio qui ci viene chiesto di consegnare una pizza verde che ci costerà un tempo, una energia e 2 monete come troviamo lassù in alto sul tabellone, per ricevere però dopo la consegna 10 monete. Scarteremo così la nostra pizza verde. Gli ordini soddisfatti andranno tenuti davanti a noi per verificare alla fine della partita i nostri obiettivi. Una volta che avremo soddisfatto un ordine faremo traslare le carte seguendo le frecce per ripescare dal mazzo del quartiere. L'ultima cosa da vedere è la sosta. Sono presenti 3 possibilità per la sosta. La prima ci permetterà semplicemente di spendere una unità di tempo e basta, magari per far scorrere un po' di più le pizze che saranno in alto o comunque per far rifrullare qualcosa sul tabellone. Detto tra noi, in tutte le partite che ho fatto non l'ha mai utilizzata nessuno. Ciò che è invece più importante per quanto riguarda le soste sono le altre 2 possibilità che ci permetteranno di spendere un po' più di tempo, però per recuperare l'energia, in quanto se un giocatore arriverà a 0 di energia non potrà fare niente se non appunto una sosta. Di fatto si dovrà riposare. Potremo spendere 3 unità di tempo per recuperare 2 energie, oppure direttamente il sonnellino, 10 unità di tempo per recuperare 9 energie. Non appena un giocatore arriverà sullo 0 del tracciato del tempo, avrà terminato la sua partita e non appena tutti i giocatori al tavolo avranno fatto altrettanto, andremo al conteggio dei punti. A quelli già ottenuti nella partita e già segnati sul tracciato giallo, basterà aggiungere 3 punti per ogni pizza tra quelle consegnate corrispondenti a quelle del nostro obiettivo. Vince chi ha più punti, in caso di parità vincerà tra gli spareggianti chi ha consegnato più ordini.
Ed eccoci qua di ritorno, vediamo i materiali. Abbiamo un gioco veramente compatto che può essere quasi anche da viaggio, perché la scatola è piccola, il tabellone è piccolo e tutto ben trasportabile. Abbiamo dei meeple fatti veramente bene per quanto riguarda i giocatori e i loro mezzi di trasporto. Sono piccolini, però tutto è piccolo e quindi sono proporzionati. Le carte sono in formato mini, non c'è bisogno delle bustine. I gusti delle pizze, come dicevo all'inizio, sono qualcosa che fa a capriccio. Va bene la pizza rossa al peperoncino, va bene la pizza grigia ai funghi, posso tollerare la pizza verde e quella vegetariana, non posso tollerare la pizza gialla all'ananas e quella rosa ai gamberetti. Quello purtroppo è un difetto grosso, però insomma sono estoni, magari la mangiano così, passiamoglielo. Intanto il gioco comunque è veramente meraviglioso, come vedremo tra poco con tutte le mie spiegazioni. E quindi per quanto riguarda le meccaniche avete visto che queste sono semplici, perché nel turno agirà in continuazione il giocatore che ha ancora più tempo rispetto agli altri, quindi tranne che all'inizio non ci sarà mai un ordine di turno vero e proprio, però il tracciato del tempo sarà facilmente valutabile dai giocatori per capire chi deve fare che cosa e quanto può agire prima di passare la parola al giocatore successivo. Nel turno potremo prendere delle pizze, migliorare il nostro equipaggiamento, quindi anche comprare dei mezzi di trasporto, andare a consegnare le pizze e poi riposarci, che sarà la cosa fondamentale da fare nel momento giusto, perché senza almeno un sonnellino non arriveremo mai alla fine della partita. Se va avanti fino a quando tutti i giocatori avranno esaurito il loro tempo, chi ha più soldi sarà il vincitore. Come dicevo all'inizio, questo pick up and delivery senza mappa è molto semplice nelle sue meccaniche, però è veramente tanto tensivo, perché i giocatori dovranno amministrare due risorse importanti, il tempo e l'energia. Se uno andrà parecchio a secco di energia, dovrà per forza riposarsi, dando tanti turni agli altri giocatori di vantaggio. Se invece qualcuno sarà a corto di tempo, dovrà modulare la propria strategia per cercare di farci rientrare una consegna in più, magari di una pizza sola anziché due, o magari con la pizza sbagliata, prendendo la metà dei soldi. Però comunque, nella sua semplicità, già il fatto di poter vedere quante mosse posso fare prima di un altro, prima di passargli la parola e magari farmi scombussolare il tabellone, quali mandare via un ordine che avevo puntato io, oppure prendere delle pizze che servono a me, insomma ce n'è di ogni per dare da serbare cazzotti nei denti ai giocatori. Poi anche il fatto che si possa migliorare il nostro personaggio con dei mezzi di trasporto fa sì che comunque ci sia anche una crescita nell'arco della partita, partita che comunque sarà veramente breve, nella quale potremo dare dei connotati al nostro personaggio. Nelle partite che ho fatto, ognuno si è concentrato su un solo mezzo di trasporto, il secondo non l'ha quasi mai preso nessuno perché comunque sono costosi. Però ecco, magari avere la scelta può essere importante, magari per azzerare la fatica oppure abbassare il tempo di percorrenza per gli spostamenti, che sarà veramente una tassa alla fine. Da metà in avanti della partita sarà importante veramente fare conti con i nostri indicatori della fatica e del tempo, e sarà importante pianificare il nostro pisolino, perché comunque l'indicatore della fatica scenderà veramente alla velocità della luce. Considerate che si parte con 30 di energia e che ogni volta che ci spostiamo perdiamo un'energia per ogni pizza che abbiamo in mano. Se uno vuole fare tante consegne tutte insieme, magari con 3-4 pizze, capite bene che ogni passo che uno fa è una tassa che sarà veramente salata da un momento in avanti della partita, quando comunque l'energia scarseggerà perché il nostro personaggio gioco forza sarà stanco. Avete dunque capito che questa piccola perla dall'Estonia mi ha veramente convinto tanto. È un pick up and delivery senza mappa, con delle meccaniche molto semplici, ma che comunque permette anche ai giocatori assidui di sedersi e di divertirsi, proprio perché ci sarà da gestire qualcosa di diverso rispetto al solito e addirittura molto ben ambientato. E quindi, se avete la voglia di provare qualcosa di esotico, diciamo così, non fatevelo scappare. Per quanto riguarda il suo prezzo, Pizza Delivery viene intorno ai 35€ e, considerato la scatola e l'ingombro, è un prezzo assolutamente onesto. Usato, neanche a parlarne, perché credo che questa sia la prima copia che giunge nell'ovest dell'Europa. Però credo che se magari grazie a questo video qualcuno lo prenderà e lo vorrà poi dare via, intorno ai 15-20€ ci si possa stare. Se siete amanti dei pick up and delivery, questo lo dovete avere. Se magari volete dare una chance a questa tipologia di giochi, potrebbe essere il gioco introduttivo che fa il caso vostro. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione, come sempre, vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi, i link ai siti dei miei mecenati, il bazar per i giochi e Filosofer per le magliette,
il link al sito della 2D6, che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video, il link al sito Wargame Italia per avere sotto mano tante recensioni e il canale Giovonauta per recuperare tutte le mie live. Qui intorno a mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti. Vi anticipo che il prossimo lo girerò su Moonrakers e se non siete iscritti cliccatevi sul pop-up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 261. Ciao!